Parlo dal microfono, se no non si sente. Va bene, ok. Siamo qui con Frank Di Crocco, Head of Retail Distribution in Italy di Credit Suisse, al quale vogliamo chiedere quali le prospettive del 2020 sui mercati finanziari. Sì, buongiorno. Il 2020 si preannuncia un anno molto sfidante. Abbiamo incominciato con notizie preoccupanti, se vogliamo, con il conflitto tra Stati Uniti e l'Iran, quindi tensioni geopolitiche. Ci sono anche, diciamo, delle notizie positive, come ad esempio la soluzione, la risoluzione, se vogliamo, della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. E poi ci sono questi fattori esogeni, come appunto il coronavirus, che avrà un impatto sull'andamento del mercato finanziario nel 2020. Riteniamo che questo aspetto possa impattare sull'economia cinese, in particolare nel primo quarter del 2020, poi è un effetto che poi andrà pian pianino riducendosi verso la fine dell'anno, quindi prevediamo una crescita sostenuta ma non come era prevista verso la fine dello scorso anno. Per quanto riguarda come costruire appunto il portafoglio in questa fase, riteniamo che un approccio sulla componente azionaria che va a ricalcare quelli che sono i trend strutturali di lungo periodo possa portare del valore aggiunto. Quando parliamo di trend di lungo periodo, parliamo di trend come la sicurezza, la digitalizzazione, l'automazione e per ultimo anche l'istruzione, per cui sono trend che ci accompagneranno per moltissimo tempo e questi possono portare del valore aggiunto all'interno dei portafogli dei nostri clienti. Sulla componente invece obbligazionaria, considerati appunto i tassi molto bassi, evitiamo sostanzialmente di investire in paesi core sulla componente obbligazionaria e ci piacciono di più i paesi emergenti. Paesi emergenti in maniera più selettiva, che hanno fondamentali un po' più solidi, quindi guardiamo con più attenzione l'area asiatica rispetto agli altri paesi emergenti. Infine, per efficientare il portafoglio, crediamo che anche l'utilizzo di strumenti passivi su alcune asset class possa portare del valore aggiunto. Quando si parla di soluzioni passive ci riferiamo ovviamente agli ETF, ma anche a fondi indicizzati. Soprattutto su alcune asset class dove i mercati sono molto maturi, fare della differenza con un fondo attivo diventa molto complicato, quindi efficientare il portafoglio con l'utilizzo di replicanti.